prendendo quella scena finale che è reale, mia madre risponde in quel modo, poi si vede il corteo di giovani che accompagna Peppino. Noi da quel momento abbiamo fatto una scelta importante, lo ripeto, abbiamo raccolto la sua eredità, perché Peppino aveva operato questa grande rottura all'interno della sua famiglia, non solo all'interno del contesto della società dove viveva. Siamo andati avanti, abbiamo rifiutato l'ottica, la logica della vendetta personale che c'era stata come proposta, però quella donna ha avuto quella donna che era mia madre, che non era una donna molto colta, però era molto intelligente, lei subito ha capito tutto, perché il sangue porta sangue, la vendetta non porta vantaggio. Bisognava fare quella scelta, anche se non era una scelta obbligata, però era una scelta importante di civiltà, di democrazia, e siamo andati avanti e purtroppo ci troviamo di fronte a tutta una serie di difficoltà. E quando oggi si parla di legalità in questo paese, noi dobbiamo veramente renderci conto di una cosa: che non c'è stata legalità in questo nostro paese. Ci sono state delle persone che hanno lottato fino in fondo per ristabilire un minimo di legalità in questo paese. E noi l'abbiamo visto direttamente, l'abbiamo provato direttamente con la storia di Peppino, dopo, successivamente, perché Peppino è stato ucciso la notte fra l'8 e 9 maggio, usciva dalla sua casa, un comando di killer mafiosi lo ha sequestrato, lo ha portato in un casolare vicino, lo hanno ucciso lì, ci ha mordito con una carica di tritolo, lo hanno fatto saltare in aria. Pensate un po', doveva passare la tesi dell'attentato terroristico, perché in quel momento il terrorismo era, non voglio dire, di moda, e qualcuno si ricorda quel periodo storico, cioè veramente difficile, le Brigate Rosse, il sequestro di Moro, perché Peppino è stato ucciso dopo il giorno che è stato ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Bene, l'impatto è stato terribile, perché gli investigatori che sono arrivati sul luogo, i primi giudici, i primi investigatori, non hanno fatto altro che avvalorare la tesi portata avanti dalla mafia, la tesi dell'attentato terroristico. Sono scomparsi reperti importanti, dove le indagini hanno subito dei ritardi notevoli. Bene, però fortunatamente
rimase un racconto di mia madre in un libro intervista del centro impastato del viaggio che poi avete visto un po' nel film di 100 passi, del viaggio di mio padre negli Stati Uniti per tentare di salvare il figlio, l'inchiesta viene riaperta. Guarda caso viene assegnata a un altro giudice che questo nome è un nome molto conosciuto che si chiama Giovanni Falcone. Anche lui ha tentato in tutti i modi di arrivare alla verità sul caso impastato. Perché io poco fa dicevo che noi abbiamo vissuto in un paese dove non c'è stata legalità? Per questo motivo, perché tutte queste persone che hanno contribuito ad arrivare alla verità sul caso impastato sono stati uccisi uno dopo l'altro, cioè Gianni Caponnetto che è morto di morte naturale. Perfetto. Abbiamo dall'altro lato tutte quelle persone invece che hanno tentato in tutti i modi di depistare le indagini, hanno fatto tutti una splendida carriera. Sono tutti vivi, hanno una bella pensione, hanno fatto una splendida carriera. Addirittura nessuno è morto di morte naturale. E allora qualcosa non funziona, cioè non ha funzionato in questo sistema. Ai primi la gloria, ai secondi la morte. Allora quando noi parliamo di legalità dobbiamo riflettere soprattutto su quello che è successo. Cioè noi abbiamo vissuto questa esperienza direttamente. È stato Peppino, Peppino impastato da vivo, Peppino impastato da morto. Infatti quando Peppino inizia le sue battaglie a metà degli anni 60, lo abbiamo visto sempre nel film di 100 passi, lui assieme a un gruppo di suoi amici e compagni fonda il giornale Idea Socialista. Ricordate quella scena? Quando mia madre esce, va a comprare tutti i giornali perché aveva paura che i mafiosi venissero a sapere quello che lui scriveva, cioè le sue denunce contro il potere politico, i collegamenti legali tra la mafia e una parte delle istituzioni, il sindaco, il vice sindaco e gli assessori. Ecco, pensate un po', siamo a metà degli anni 60, un periodo storico veramente difficile, prima del 60. Per molti la mafia non esisteva, cioè parlare di mafia era impossibile, anche se si veniva da un altro passato storico, quasi archiviato, le lotte contadine degli anni 40, che qualcuno qui dentro si ricorderà di quella storia, cioè le lotte contadine degli anni 40, che iniziano con l'assaggio di Portella delle Genosse. Pensate un po', il primo maggio del 1947 nella piana di Portella delle Genosse vengono massacrati 12 contadini, c'erano pure bambini, per un semplice motivo, perché in questo nostro paese si doveva bloccare un grande processo di rinnovamento, cioè portato avanti da quella grande esperienza della resistenza antifascista, cioè della liberazione, si stava avviando la prima fase di costituzione della prima repubblica, cioè la fase di... per la prima volta nella storia d'Italia si era votato e si vota in Sicilia, dove noi siamo abituati a grandi risultati bulgari che vengono dalla Sicilia, 0 deputati contro 60 deputati dall'altro lato, bene, cioè questi risultati bulgari, però quella volta in Sicilia, guarda